Ciao a tutti amici, ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video di gameplay. Oggi andiamo a giocare alla conversione fatta dalla mitica Ocean sul Commodore 64 di Toki. Allora ragazzi, fare il gameplay di questa versione di Toki è stato devastante ragazzi, devastante. Pur avendo una giocabilità buona, devo dire, una grafica insomma quella che è per il Commodore 64 anche il sonoro, però ragazzi le collisioni con i nemici sono veramente da far imbestialire anche un santo. Quindi non vi dico gli innumerevoli tentativi per finire ragazzi, gli innumerevoli video che ho registrato nel tentativo di finire. Se vedete questo video vuol dire che è il video in cui è andata meglio. Provo a finirlo con un credito massimo 2. È stata dura ragazzi, veramente anche per la questione dei controlli, ma ve ne parlerò adesso. Allora cominciamo a giocare. Tra l'altro povero il Commodore, possiamo scegliere se usare la musica o gli effetti sonori, non c'è dato fare altro, non possiamo averli contemporaneamente, però insomma il Commodore 64 poverello. Allora ragazzi, il discorso è questo. Il problema di questo Toki, che è lo stesso problema che aveva quello dell'Amiga, è che abbiamo un solo tasto ragazzi, quindi se io tiro in su col joypad o col joystick il personaggio salta. Quindi per poter sparare in alto o in obliquo dobbiamo prima tenere premuto il tasto dello sparo e poi cambiare la direzione in su o in obliquo. Quindi ci si deve praticamente reinventare per poter giocare questa versione. Tra l'altro è una versione, oltre a questo, non abbiamo l'energia come nella versione NES e quindi ogni colpo del nemico è morte certa. Non vi dico le imprecazioni ragazzi per fare questo gameplay, le chiamo imprecazioni ma sono qualcosa di più, ve lo posso assicurare. Anche qui bisogna fare piano per andare su, perché se tiri un po' su appena salito dalla liana il personaggio salta e porca puttana si va addosso al cabinato qua e si muore. La musica tra l'altro non è neanche quella del gioco originale. Il Commodore 64 era famoso per fare... Aspetta! Era famoso per fare delle musiche, delle soundtrack completamente diverse da quelle del coin-op, per esempio, da cui prendeva spunto. Uno su tutti mi ricordo la mitica musica di Commando. Ora aspettiamo di finire le fiamme perché devo avere lo sparo che mi arriva al ragno. Tra l'altro una bastardata di questo gioco ragazzi è che lo sparo di Toki non arriva fino in fondo, si ferma da lì a poco, quindi vedete? Quindi non possiamo neanche fare conto di ammazzare nemici troppo distanti. Veramente delle versioni che ho portato sul canale questa è sicuramente la più bastarda di tutte, occhio, la più bastarda di tutte. Cioè a sto punto è più facile il coin-op, veramente ragazzi. Okay. L'altra una cosa che non ho capito, non ho neanche tanto apprezzato, è il fatto che manca un livello ragazzi. Alla fine del gioco manca un livello, nel senso che non c'è il livello quello dei carrelli e quindi non c'è il boss... lo stregone che vediamo nelle altre versioni, ma il gioco finisce semplicemente dopo il quinto livello, quello è praticamente dove andiamo ad ammazzare il boss che con i piedi che avanzano e con le mani che proteggono il cuore. Non so come mai, vabbè, probabilmente già era tanto per il Commodore fare una roba del genere. Non vorrei dire una stupidaggine, ma la memoria che aveva il Commodore 64 corrisponde a poco più che un messaggio WhatsApp dei nostri, con un'immagine, cioè voglio dire, era comunque fenomenale sta roba, perché vedere una roba del genere. Allora, primo boss, qui avendo il problema che lo sparo non arriva fino in fondo ragazzi, dobbiamo fare di quei numeri assurdi, quindi dobbiamo aspettare il boss fino a qua, spostarsi a sinistra se no t'ammazza. Fate ragazzi, Vi giuro è stato il panico. Ora voi vedete che gioco sciolto qua, ma vorrei poter portare i video di imprecazioni, ripeto, e mi fermo qua per questa versione, è che non posso ragazzi, altrimenti mi chiudono il canale. Io stavolta proverei con gli effetti sonori gli effetti sonori, tanto per sentire la differenza
Aspetta. Ma non si sente neanche l'esplosione della bomba? No! Ma va a cagare! Porca puttana, ragazzi. Dai, dai. Guarda una vita buttata. Vabbè. È tutto un po' triste, però, devo dire, senza musica. Ok? Che la musica penso sia la stessa, perché si ripete per ogni livello. Quindi, una singola musica. Due, to, con i titoli di testa. Sì, è francamente bruttino solo con gli effetti. Preferisco la musica piuttosto che anche non sentire gli effetti. Vai con i soldi. Ho notato con piacere... ok, che già il gioco era difficile di suo. Ho notato con piacere che hanno tolto dal gioco un unico nemico, vale a dire i gorilloni, quelli che volavano, quelli bianchi. Quelli li hanno proprio tolti, per il resto ci sono tutti. E se non ricordo male, anzi no, penso di ricordar bene, okay, non ci sono nemmeno le liane a cui aggrapparsi, quindi in quel punto là si salta il crepaccio, il burrone e basta. E quindi tanto inizia a caricare, ci sono questi stacchi che non capisco, probabilmente era il Commodore che caricava, non lo so. Lì sopra, ragazzi, ci sarebbero dei bonus, però ripeto, le collisioni sono veramente fatte a membro di canide, quindi non mi fido, ragazzi. Non mi fido dal prendere vite, e non mi fido dal prendere robe strane, perlomeno in questo livello dell'acqua. E qui abbiamo il middle boss, che sembra un po' più facile da colpire, perché c'ha mezza capocchia fuori rispetto allo scudo. E quindi... quindi facciamo prima, il problema è che non... non sembra abbia voglia di crepare. Santo Dio, oh. Cioè almeno potevano mettere l'energia, ragazzi, come sul NES. E invece sto cazzo. Anche qui si inchioda, non so perché. Ok. Ecco, questo boss, quello dell'occhio, è molto più facile di tutte le versioni. Per questo motivo, allora, si spara tranquillamente al boss e quando butta fuori gli occhi, basta saltare sull'occhio, ragazzi, si rimane sospeso. Forse anche nel coin-op si poteva fare, io non mi sono mai arrischiato a farlo. Ma qui viene particolarmente bene sta manovra. Ecco, l'abbiamo già ammazzato, vai. Aspetta, aspetta che l'occhio mi ammazza. Ok. Ok. No, rimettiamo, ragazzi, rimettiamo la musica, va là. Rimettiamo la musica, va là. Occhio. Ok. Qui c'è la roba finita. Cazzo, potevo andare a prendere il casco da football, porca mignotta. Vabbè, dai. Me lo prendo adesso, però. Mamma mia, come l'hanno disegnato qua sul Commodore. Sembra proprio un giocatore di football, ma veramente. E cattivo anche Toki. Okay, come vedete qui c'era... ah, cazzarola. Vabbè, dai, abbiamo il casco. Lì c'era, per esempio, doveva esserci la scimmia appunto con le ali che volava e non l'hanno messa. Forse era un po' problematica da realizzare sul Commodore. Aspetta che... si è incantato, non ho capito perché. Aspetta, aspetta, merda! Cazzo, qui il casco ho notato che è molto più presente, nel senso che è molto... aspetta, aspetta le cazzate! Mamma mia. Nel senso che mi sembra ti difenda meglio anche rispetto al coin-op, devo dire. Okay. Qui abbiamo l'araba fenice, però attenzione, non abbiamo il casco stavolta.
Ok. Qui cadeva la chiave, invece qua si apre automaticamente il percorso. Qui c'è la vita. Vabbè, proviamo a prenderla, porca puttana! Aia, aia, aia. Me l'ammazzo la stronza. Via, via, via. Ecco, qui c'era la liana, per esempio, che non c'è. Quindi sentiamo il crepaccio. Il drago l'ha fatto diventare tipo Grisù, molto più grande. Ma puttana, spara anche molto più in alto. Fortunatamente fa un arco molto ampio lo sparo del drago, quindi più gestibile. Porca puttana. Ora abbiamo il ruttaiolo, che è leggermente più semplice. A parte il primo boss, che è un po' più bastardo. Poi i boss sono abbastanza gestibili. Per esempio qui spara una lettera alla volta. Tutto sommato si gestisce abbastanza bene, tranne il burp finale, che però non lo fa verso il personaggio. È piuttosto distante quando lo fa. Vai. Stage 4. Ok, qui siamo al freddo. Fondali molto semplici, naturalmente. Però dirò che la giocabilità è buona comunque, eh. Quella per NES era sicuramente migliore. Mamma mia, era sicuramente migliore. Però devo dire che si lascia giocare bene. Anche i comandi sono buoni, reagiscono bene. A patto appunto che si deve capire che se tiri in su questo salta. Mentre nel coin op e sul NES avevamo due tasti deputati. Via. Quindi un bel casino, ragazzi, bisogna proprio ripensare a come giocare. Vai. Il testone l'hanno fatto bene, l'hanno fatto anche più grande secondo me, ma è merda. Merda, mi sa che l'ho ammazzato col casco, eh. Porca puttana, guarda che delirio che c'è qua. Che lì ci abbiamo. Ok. E lì mi sa che prendevamo il casco anche senza la bestiola da su cui saltare. Ecco, qui gli squali sono un po' più amorevoli, nel senso che si muovono molto più lentamente. Però col casco vedo che veramente andiamo avanti come gli arieti. Qui ci abbiamo. Schifezza da ammazzare. Ok. Merda. Ora vediamo se il mammut utilizza lo stesso pattern di mosse. Quelle mosse facili, diciamo. Ok. Ah! Ah, non spara neanche. Non spara, non spara. Intendo dire non spara la proboscide, vabbè, le zanne, ok. Oh, mamma mia, che cazzata stavo per fare. Ok, lancia un po' di zanne e poi spari. E poi saltella. Ok.
Ok, fatto anche sto stage. Ecco, adesso siamo all'ultimo stage, ragazzi. L'ultimo stage, ripeto, è questo. Non c'è il livello del castello qui, Carrelli. Beh, posso dirvi una cosa, meno male. E qui le collisioni non erano delle migliori, eh. Cazzo! Dai, porca puttana! Merda. Occhio alla pianta carnivora che è già là, che sa il darca puttana. Comunque, insomma, è da ammirare lo sforzo fatto per questa versione, ragazzi. Con 64, poverello. Ha fatto veramente il massimo, credo. Cazzo, ma quando crepa sto qua? Ah, vedi, si possono ammazzare anche prima che partano, invece nel coin op e nel NES saltano fuori e basta. Adesso riusciamo a prendere il casco. Mamma, per dove sono passato, porca puttana. Qui, vedete, è il contrario, ragazzi. Il livello è speculare rispetto al coin op. Non ho capito perché non ci siamo spostati a sinistra. Guardate, a destra, come nelle altre versioni. Mistero, ragazzi. Prendiamo la vita. Cioè, è identico, ma è speculare. Pazzesco. No, devo andare su. Lì ci stanno le merdine rotanti. Che tra l'altro, guardate che circo devo fare adesso, ragazzi. Non si può salire su quelle piattaforme perché non ci arrivi. Devi per forza utilizzare i mostri. Che, cioè, come cazzo si sono inventati sta roba, veramente, ragazzi. Eccola. Merda. Non c'ho lo sparo! Andiamo su. E qui c'era la liana, mi pare. Al posto della liana hanno messo l'affarino su cui saltare sotto, però la pietra qui è uguale. Dobbiamo stare attenti a non cadere nel dirupo perché si abbassano le piattaforme. Dobbiamo il boss, ragazzi, il boss quello col cuore coi piedi. Finito questo, il gioco è finito, eh. Adesso è stato un po' di merda, devo essere sincero. E notizia incredibile, si può saltare sopra le mani e anche i piedi, ragazzi. Poi bello perché i piedi se ne vanno. I piedi proprio se ne vanno, ragazzi. Ho detto, ma che cazzo succede? Ecco, nel coin op e nel NES non si può saltare addosso ai piedi e alle mani, muori. Proprio appena li tocchi, muori. Allora, c'ho anche poco tempo, cazzo. Vai! Ed è finito, ragazzi. È finito, porca puttana. Ripeto, ci sono veramente rimasto male. Pensavo l'ultimo stage, invece vabbè. Ragazzi, che vi devo dire? Probabilmente, evidentemente, ripeto, il Commodore aveva delle limitazioni che magari non riuscivano più a farci stare il gioco, probabilmente. Allora, ragazzi, grazie a tutti. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qua. Vi chiedo di mettere un mi piace al video, di condividerlo sui social, di iscrivervi al canale, attivare la campanella degli avvisi. Per essere sempre aggiornati sui video e live che faccio quasi ogni giorno, se volete aiutarmi, se volete supportarmi, abbonatevi al canale per voi di video in esclusiva, oppure cliccate grazie sotto il video, l'iconcina grazie, oppure messaggi di super chat e super stick. Ciao a tutti, ragazzi, ci vediamo al prossimo video, alla prossima live. Ciao ciao.